Bene, Bossoni Alfa Marathon, undicesima edizione, siamo in piazza Vittorio Emanuele e il piacere di avere oggi qui con noi Giorgio Calcaterra, il grande maratonote e ultramaratoneta, vincitore di numerosissime edizioni del Passatore, tre volte campione del mondo da 100 km. Oggi ospite qui, che gara è stata, Giorgio, la tua e soprattutto che ambiente hai trovato? La gara è stata bellissima, anche perché il clima ci ha aiutato, per carità non c'è il sole primaverile, però per correre è più che la temperatura è più che buona. Poi c'era tanta gente, quindi non sono mai stato da solo e questo aiuta. Io ho fatto una gara in linea con la mia forma del periodo, quindi non un buonissimo tempo, ma il meglio che potevo fare. Non mi sono risparmiato dal primo all'ultimo metro, ho partito forse un po' forte, ma poi per fortuna più o meno ho mantenuto. Molto bene, Giorgio, anche perché queste sono gare di preparazione per i tuoi prossimi impegni, che sono veramente settimanali. Sì, che cosa ti aspetta? Dimmi. Gareggio tutte le settimane o quasi, il bello è che riesco a gareggiare in tutte le parti d'Italia. Domenica scorsa ero a Cervia, in Emilia Romagna, domenica prossima sarò nel Lazio, vicino a Frosinone ad Arce, poi Umbria, e quindi non mi faccio mancare nulla. Molto bene, impegni particolari sulle ultra, hai qualcosa in programma? Beh, l'ultra più lunga che farò, che ho programmato, è la 6 ore del Parco Nord a Milano, una gara che faccio da tanti anni e che è a circuito, ma è molto bella. Molto bene, grazie Giorgio Calcaterra.